Rimane chiusa la statale del Lago Maggiore e si lavora per verificare la situazione del versante franato, ma ancora non si conoscono i tempi della sua riapertura. ANAS ha annunciato che potrà essere più precisa nella giornata di domani. Intanto il sindaco di Cannobio Albertella, nel corso del tavolo prefettizio convocato a Villa Taranto, ha chiesto che chi di competenza emette il decreto per la messa in sicurezza dell'arteria internazionale. La provinciale per Colloro a Premosello è chiusa dalle 22 alle 5.30 a causa di uno smottamento verificatosi al chilometro 1.800. Di giorno si transita con servizio di guardiania. Il provvedimento di chiusura è stato disposto dal sindaco Monti in attesa che sia la provincia ad occuparsi della questione. Oggi gli uffici sono chiusi e quindi non c'è nessuno. Inaudito, a nostre spese il geologo ha fatto una prima valutazione consigliando la chiusura, ha spiegato Monti. Nella frazione montana vivono 230 persone. Il cielo concede una tregua e rientra l'allarme maltempo a Vogogna, dove ieri era scattato l'allarme evacuazione per una quarantina di persone. Il livello dei rii invasi dal materiale scaricato dalla frana staccatasi a monte dell'abitato è tornato alla normalità. Restano i detriti a invadere i letti dei fiumi, situazione potenzialmente pericolosa in vista delle pessime condizioni meteo previste per il fine settimana. Il sindaco Borghi ha già preso contatti con la regione, il vicepresidente Reschigna ha annunciato che la giunta regionale chiederà al governo lo stato di emergenza per il Piemonte. Domani si torna sui banchi di scuola a Vogogna, Premosello e Ornavasso. Il bollettino meteorologico emesso da ARPA Piemonte segnala il progressivo miglioramento delle condizioni sul Piemonte. Rimane l'allerta gialla solo sulla zona del Lago Maggiore e del Lago d'Orta, tra Novara e Verbania, per rischio residuo di locali allagamenti. Restano sorvegliati speciali il Lago Maggiore, i cui livelli sono ancora in crescita, e il Lago d'Orta, che nell'ultima ora è rimasto stabile e per il quale si prevede un progressivo, seppur lento, abbassamento. Furti di gas per un valore di 200.000 euro scoperti dai carabinieri di Stresa, denunciate 18 persone. Tutto era partito nel 2016 da una segnalazione di Talgas. I militari hanno scoperto numerosi casi di abitazioni private e alcune aziende che, nonostante i sigilli apposti ai contatori per camorosi, utilizzavano ugualmente il gas metano. Interessato il territorio di Stresa, Baveno e dell'Alto Vergante per un totale di 200.000 metri cubi non pagati. Di essi 100.000 sono ricondotti a un'azienda di Lesa. We'll be right back.